Internews.it presenta il TG Internews. Benvenuti a una nuova edizione del TG Internews. Si apre questa sera alle 20.45 con Verona-Bologna il 31esimo turno di campionato, con una classifica diversa rispetto a come l'avevamo lasciata al termine della precedente giornata. L'Inter, dopo la qualificazione in semifinale di Champions League, riparte dalla trasferta ad Empoli e insieme al Milan, pur essendo tra le migliori quattro squadre europee, sono momentaneamente fuori dalle prime quattro in Italia. Intanto è arrivato l'esito del ricorso presentato dal club nerazzurro in seguito ai fatti avvenuti a Torino. Si rimescolano momentaneamente le carte in alta classifica. Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale dopo la riunione del collegio di garanzia sul ricorso presentato dalla Juventus per la penalizzazione inflitta per il caso plusvalenze. La decisione è rinviata alla Corte d'Appello federale e in attesa della sentenza i bianconeri hanno recuperato i 15 punti, tornando al terzo posto in classifica, a meno 3 dalla Lazio seconda e a più 3 dalla Roma appena sorpassata. Scivolano così al quinto e al sesto posto Milan e Inter, rispettivamente a 53 e 51 punti, in attesa ovviamente dell'esito di questa giornata. Ad essere stato invece rifiutato è il ricorso presentato dal club nerazzurro per la squalifica a Romelu Lukaku, dopo la doppia ammonizione ricevuta in occasione della gara d'andata in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. L'attaccante belga sarà quindi costretto a saltare il ritorno a San Siro, mentre ricordiamo che la sanzione precedentemente inflitta alla curva sud bianconera, responsabile dei cori razzisti, è stata annullata. Il club nerazzurro, attraverso un comunicato ufficiale, ha rinnovato la vicinanza al proprio giocatore, che da vittima, si legge, è diventato unico colpevole. Ad anticipare il ritorno contro la Juventus in Coppa Italia di martedì 26 aprile c'è la sfida in campionato contro l'Empoli, in programma domenica alle 12.30. Dopo la pesante sconfitta a San Siro dello scorso gennaio, i nerazzurri tornano ad affrontare i bianco-blu in trasferta. La squadra di Inzaghi si è messa subito al lavoro all'indomani del match di Champions League contro il Benfica e sta continuando con la preparazione per provare a strappare i 3 punti tanto attesi al Castellani. Javier Zanetti ha commentato la qualificazione in Champions League ai microfoni di Radio Nerazzurra. Grande felicità per aver raggiunto un traguardo così importante, ha affermato l'ex capitano dell'Inter, in un'atmosfera bellissima a San Siro. Il fattore argentino ha contato molto e Lautaro e Correa sono fondamentali. Derby in semifinale? Sarà speciale come sempre, ma non lo considero una rivincita per quel che è successo 20 anni fa, perché sono momenti diversi, ha detto Zanetti. Prima però bisogna pensare alle 5 partite di campionato, perché valgono la qualificazione alla prossima Champions League. In esclusiva ai microfoni di Internews.it ha parlato Andrea Paventi. Il giornalista ha affermato che il passaggio del turno deve diventare uno stimolo per avere maggiore concentrazione, attenzione e cattiveria anche in campionato. C'è bisogno di 8 risultati utili, ha detto, perché altrimenti la risalita diventa molto complicata. A suo avviso non è da escludere un cambio sulla panchina dell'Inter a fine stagione, ma tutto dipenderà dai risultati. Nell'intervista realizzata da Sandro Caramazza si è parlato anche del rendimento dei singoli, dell'Euroderby in semifinale e di molto altro. Potete leggerla sul nostro sito internews.it. In campo ora la primavera di Christian Kivu contro la Juventus per la sfida valida per la 28esima giornata del campionato Primavera 1. Potete seguire tutti gli aggiornamenti in live su internews.it. Per qualsiasi altra novità sul mondo Inter non perdetevi i prossimi appuntamenti con il nostro TG. Continuate a seguirci su internews.it, scaricate gratuitamente la nostra app, iscrivetevi al canale YouTube e alla nostra membership. Io vi do appuntamento a domani alle ore 13 con una nuova edizione del TG Internews. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nero-azzurre, internews.it è quello che fa per te.